Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi affronteremo un discorso più nell'ambito medicina e farmacologia, una delle branche che più mi appassiona, che tuttavia non ho ancora tanto affrontato su questo mio canale. Il discorso essenzialmente che faremo oggi è, come potete vedere dal titolo, incentrato sulla scelta della miglior pillola anticoncezionale. Chiaramente un titolo, non dico clickbait, ma abbastanza esagerato, nel senso che non si può effettivamente considerare l'una o l'altra pillola migliore dell'una o dell'altra versione. Tuttavia, adesso affronteremo il discorso con calma e nel corso dell'audio del mio video, che effettivamente è più un audio, come tutti i miei video, per lo più sono ascoltabili a mo' di podcast, vedremo un attimo che ragionamento seguire per la giusta scelta. Facciamo prima di tutto un recap su che cosa è una pillola anticoncezionale. Allora, ce ne sono di diverse. Non va, oggi non stiamo parlando della pillola del giorno dopo, quindi la pillola abortiva d'emergenza, per intenderci, poi abortiva in un certo senso. C'è una differenza, chiaramente, ma noi oggi stiamo parlando specificatamente delle pillole che vadano per contraccezione. Vi sono due categorie, due maxi categorie in realtà, poi suddivise in tante altre piccole categorie. Quelle monoormoniche, quindi quelle che rappresentano una sola molecola, un solo pseudo, che poi in realtà non è un vero e proprio ormone, sono pseudoormoni dal corpo riconosciuti come ormoni, e poi quello almeno con una formulazione a due ormoni, biormonale appunto. L'essenziale differenza è che, ecco, quella monoormonale è anche detta la mini pillola cosiddetta, abbastanza conosciuta in questi termini, ed ha generalmente un costo inferiore, ma anche una funzionalità a pari merito, ecco, dal punto di vista della contraccezione, del potere di contraccezione, quindi parliamo del classico e scientifico medico 99%. Sappiamo bene, magari farò un video apposito sul discorso deontologico, deontologia, e quando si parla di percentuali di funzionamento di un farmaco o di una pratica medica e quant'altro. Ad ogni modo, diciamo che questo tipo di pillola monofasica, appunto, semplicemente si può scegliere, però ecco, ha degli effetti collaterali un po' diversi rispetto alle altre. Anche la sua funzionalità è relativa. Adesso, ecco, magari in questo video forse non è il caso di entrare nello specifico di come effettivamente funziona, cosa accade a livello endometriale e non soltanto con l'assunzione della pillola. Per quello ci sono sicuramente dei canali medici molto più approfonditi sull'argomento, oppure potrei fare un video in futuro se ne siete interessati, interessate, me lo fate sapere nei commenti. Ora però andiamo più sul topic di questo video, che alla fine si ripromette di rispondere alla domanda: ok, non ho mai preso la pillola, oppure l'ho presa e mi sono trovata male, voglio cambiarla, qual è la migliore per me? Allora la risposta è assolutamente non te la posso dare io, questa risposta, perché ci vuole una serie di esami medici che in base anche al tuo storico, all'anamnesi familiare, tutte le varie problematiche o meno tipiche della tua linea, diciamo, genetica, ti potranno far dire da un ginecologo qual è esattamente la pillola più adatta alla tua situazione. Ma perché tu abbia una cultura, un attimino almeno su che cosa stai andando a prendere, vediamo di entrare nel vivo e di farti capire quali sono le ipotesi principali davanti alle quali ti troverai quando inizierai o cambierai pillola. Vediamo la prima discriminante. Ci sono pillole da 21, pillole da 24 e da 28 nel blister. Che significa? Quelle da 21 essenzialmente ti danno poi uno stacco di 7 giorni in cui non viene assunto nulla. Ed è quello il periodo in cui ti viene la pseudomestruazione, qui è tutto pseudo, pseudoormoni, pseudomestruazioni, perché chiaramente non è un vero e proprio mestruo, perché il ciclo si conclude, ma è un ciclo modificato, un ciclo che comunque appunto ti vede in una situazione in cui non puoi sostenere una gravidanza,
non puoi restare essenzialmente gravida. E quindi questa è già, secondo me, la primissima scelta, cioè chiedersi: voglio fare una cura che si basi su un blister da 21 o da 24-28? Perché essenzialmente, prendiamo un esempio quelli da 21 e 28 per fare un esempio più pratico, perché sono poi quelli che sto per andare anche ad elencare e descrivere. Un lato positivo e un lato negativo ce l'hanno entrambe. Il più delle volte le pillole da 21 hanno un dosaggio ormonale più basso, mentre quella da 28 un attimino più carico, però più diluito nel corso, diciamo, del tempo. Ci sono alcune compresse che sono placebo, quindi in realtà sono vuote. Allora, qual è il senso? Il senso è non interrompere mai il gesto dell'assunzione sempre allo stesso orario. Quindi va assunta la pillola sempre allo stesso orario, facciamo per esempio appena svegli, magari a colazione. Si assimila anche il placebo in maniera tale da essere sicuri che poi in alcuni casi è placebo, in altri casi c'è una piccolissima dose ormonale che aggiusta un attimino anche la parte, la fase finale, insomma dipende. Diciamo che chi prende i blister da 28 sa che non deve mai smettere di prendere la pillola, quindi non ha, magari non incorre nel rischio di mettere in dubbio se la pillola la deve riprendere fra, non lo so, la riprendo lunedì o martedì, non mi torna, un attimino quel dubbio ti viene sempre, ci sta. Questo dubbio viene meno nel momento in cui sai che finito il blister ne cominci subito un altro e si va avanti così, insomma, fin tanto che si decide di assumere la pillola. Quindi diciamo che alla fine il contenuto di questo video è importante sia per darvi un'idea generale su che cosa andrete a prendere, se lo andrete a prendere, sia per essere pronti una volta che vi confronterete a esami fatti col vostro ginecologo. Cioè, nel senso, vogliono darvi una pillola X piuttosto che una pillola Y, voi sapete già che categoria di pillola è e potete un attimo confrontarvi, non perché dobbiate mettere in discussione la parola del medico, ma per avere un'idea. Magari se avete un dubbio glielo potete subito mostrare. Ad esempio, prendendo questa prima discriminante delle 21 o delle 28 compresse, il medico vi, non so, vi dà Yasminel, che è famosissima, è una di quelle più prescritte in assoluto al mondo, addirittura. No, ma sapete che è un blister da 21 e voi siete un po' una ciofeca in matematica, vi viene l'ansia, magari i calcoli non sono difficili da tenere anche con una app, ok? Ma vi viene l'ansia, dice, no, allora a quel punto potete chiedere: dottore, non è che può darmi una formulazione con un blister da 28? Stare più tranquilla. Il medico magari vi dà una formulazione simile a questa Yasminel, può essere Yaz, che è della stessa, diciamo, casa farmaceutica, della stessa strada, prende la stessa strada dal punto di vista anche delle componenti, più o meno, chiaramente c'è una differenza anche di dosaggi, vabbè, comunque ci siamo capiti, e magari così vi trovate meglio. Oppure potreste farne una questione di spesa, perché la pillola anticoncezionale, io ho visto il suo crescere, come vabbè, purtroppo per tanti altri farmaci, non soltanto, di prezzo negli ultimi 10 anni, che è stato vertiginoso. Si partiva da, forse inizialmente addirittura sui 13, poi 15, adesso siamo intorno a quasi 20, 18, 19 euro, una cosa del genere. E certamente la spesa vale quello che vale, non è che adesso sto dicendo che 18 o 20 euro siano esagerati. Per una mensilità, diciamo, per una cosa che ti fa bene e che ti aiuta a stare anche più tranquilla nella vita, sono soldi ben spesi. In medicine, in cibo e in poche altre cose, sono dell'idea che il denaro vada assolutamente speso senza badare eccessivamente a spese, pur sapendo però fare i propri conti. Se qualcuno invece dovesse essere dell'idea, va bene, ma se si può prendere un farmaco tra virgolette generico, un'alternativa che mi costi meno ma che abbia però le stesse identiche molecole con lo stesso dosaggio, a parità di prezzo mi prendo quello che mi costa meno, è un discorso più che valido ed è un'altra di quelle opzioni che potete valutare col vostro ginecologo una volta che vi propone l'una o l'altra pillola.
Questa era quindi la prima discriminante per la scelta della pillola. Ho deciso di suddividere questo video in più parti, quindi almeno due. Quindi adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video, in cui parleremo un po' più approfonditamente dello stesso argomento per continuare a capire quale può essere la pillola più adatta a voi.